Ciao ragazzi, emozioni prima di questa finale, quanto siete nervosi? Il palco è importante, bello grosso. Sì, diciamo che il nervosismo inizia a farsi sentire arrivati a, non a questo punto, ma arrivati all'arena, qui al forum di Assago. E oltre al nervosismo c'è anche la tensione, ovviamente, che noi cerchiamo sempre di compensare con tutta la concentrazione che abbiamo. Ovviamente è la prima volta che stiamo su un palco così grande e anche se sono pezzi nostri fa sempre una certa paura e mette molta ansia comunque farli davanti a così tanta gente, però siamo felici del fatto che comunque le persone che verranno giovedì sera vengono per noi fondamentalmente, quindi è il nostro primo vero concerto. Pensavamo appunto di fare giusto le audizioni e poi tornare a casa e dire che bella esperienza, invece siamo stati chiusi per 2 mesi dentro un loft, quindi non ci aspettavamo proprio questa cosa. Abbiamo un po' di paura per dopo, dato il fatto che sappiamo che bisogna andare molto veloci in questo mondo e noi non siamo molto pro ad andare veloci, ci piace prenderci i nostri tempi e riflettere bene sulle cose che facciamo, soprattutto sulla musica, dato che si sta facendo arte, quindi farla velocemente non porta a niente, quindi speriamo appunto di riuscire a trovare il modo per fare quello che ci piace nel modo più giusto. Penso che oltre alla musica, a livello umano, da quanto si è potuto vedere, perché penso che si sia notato all'esterno, il rapporto che abbiamo stretto soprattutto con i finalisti. Abbiamo stretto un rapporto con tutti all'interno del loft, però in particolare con la cosiddetta Bile Squad, non per ripeterlo sempre, con la cosiddetta Bile Squad, non per ripeterlo sempre, però abbiamo legato tantissimo con Davide e Joe. Ecco, quindi penso che a livello umano sia una delle cose più importanti che ci rimarrà. Concordo. E quindi vi continuerete a sentire anche magari assolutamente dopo. Ovvio. Stiamo pensando appunto di fare anche una specie di tour insieme, dato che ce l'hanno chiesto in un tweet. Sarebbe molto divertente fare qualcosa insieme anche di musica. Davide prima ci ha raccontato di quando è tornato a casa per fare il concerto. Sì. Anche voi siete tornati a casa, com'è stato vedere anche magari la gente che vi conosceva vi chiamava per nome? Sì. È stato parte assurdo vedere tutta quella gente, poi rivedere tantissime persone che magari conosco in modo diverso, tutte unite lì per noi, non solo per me, quindi è stato fantastico vedere. Soprattutto vedere il posto che frequenti tutti i giorni, dove ti vedi con gli amici e cazzeggi fondamentalmente, poi stai là e ci sono più di 3.000 persone che stanno lì per vederti e ti fa capire che stai vivendo in un'altra realtà comunque all'interno di quel loft, perché è un altro mondo quello che sta fuori e noi ancora non sappiamo com'è. E poi cantano la vostra canzone. Sì, infatti, quella è stata una delle cose che più ci ha scosso in senso positivo, perché mentre stavamo cantando sentivamo il pubblico che ci seguiva. Infatti a un certo punto mi è venuto di salire su una cassa per stare quasi in mezzo al pubblico e fargli capire che io stavo apprezzando tantissimo quello che stava succedendo quella sera. Infatti per me è stato fantastico. Concordo. Ci sono molti momenti in cui è difficile comunicare, proprio per il fatto che siamo diversi, ma dato che ci conosciamo bene sappiamo come prendere gli spazi giusti, infatti ci supportiamo anche non parlando a volte, perché appunto siamo un duo ma conta l'individuo, cioè se non fosse che ognuno ha una personalità diversa il duo non funzionerebbe. Quindi sappiamo che in certi momenti dobbiamo stare con noi stessi e pensare a come risolvere la questione da soli invece di stare là e dire ti do una mano, ti do una mano, che potrebbe essere aggiorato. Mettere sotto pressione. Sì, ci conosciamo più o meno da 4 anni, ci siamo conosciuti solamente amici in comune e da subito abbiamo iniziato a suonare insieme in cameretta, suonate le prime canzoni, i primi testi. E poi abbiamo costruito la nostra amicizia così come abbiamo costruito la nostra, diciamo, il nostro modo di suonare, il nostro modo di essere anche musicalmente, abbiamo costruito contemporaneamente. Abbiamo cercato di fare più gavetta possibile, infatti appena abbiamo iniziato a suonare nei locali dei paesi, abbiamo comprato impianti, abbiamo cominciato a fare tutto da solo, finché non siamo arrivati in questo studio Casa Latica, dove abbiamo voluto poi le pieghe, questa di commercio, non so se è ancora il commercio, adesso è stata la slide, però è dove abbiamo comunque fatto vedere la parte di noi appunto iniziale, quali sono i primi pezzi che abbiamo scritto, i primi arrangiamenti che abbiamo fatto, quindi diciamo questo è un po' il percorso, è piccolo ma abbastanza intenso quello che abbiamo fatto secondo me.